Buongiorno, oggi siamo sui Monti di Casa. Abbiamo già perso un componente del gruppo, pronti via. Buongiorno. Quindi la giornata forse non promette bene, però vediamo un po' cosa succede. Destinazione Marona, che è fatta ad agosto un po' da pazzi, ma oggi confidiamo in qualche nuvola che ci aiuta. Sentieri puliti, come mi avevano detto. Bene, bravissimi, bravissimi. Un po' di fresco per un po', speriamo. Temperature bestiali, calcolando che sono le 7 e siamo all'ombra. Rifornimenti al rifugio. Comunque l'hanno pulito tutto, anche andare alla Solive Cicogna. Bel lavoro hanno fatto i falciatori, bravi. Speriamo che le nuvole ci vengano in soccorso. Però dai, per ora si sopravvive, Scala Santa. Dopo avremo il ponte del diavolo, tutto a che fare con la misticità, la cappella Rifugio Marona, la Zeda, gamba da ponte o passo del diavolo, la Val Marona. Qui la leggenda narra che un alpigiano giunto qui si trovò il vuoto, la strada sbarrata, insomma, e era in cerca di nuovi pascoli per il bestiame nelle altre vallate, e così gli si palesò il diavolo e gli propose: ti costruirò un ponte se mi donerai l'anima del primo passante, insomma tua, perché era lui. Allora questo alpigiano accettò, ma furbamente mandò avanti il cane. E così il diavolo si prese, vabbè, di là abbiamo Rosa intanto, si prese l'anima del cane e l'alpigiano ebbe il suo ponte. E niente, questa è una storia che lega questo passaggio che porta in Marona. Non mi ricordo se arrivava dallo Zeda o dal Piancavallone questo alpigiano, ma comunque così si narra. Qui c'è sempre un meraviglioso profumo di bestia, proprio. Ah, senti che spettacolo. State fuga, perché qua c'è invasione di bestie, ma è una roba impressionante. Va bene, la nostra bellissima Zeda. Ciao Nan, questa è l'ombra, vabbè, no, veramente non si può star qua, non si può star qua. Cana, via.
tutta la Valpogallo, Boit, Bocchetta di Terza, il Rosa, il gruppo del Rosa. Vabbè, andiamo perché qua ci stanno mangiando. Via. Sei cosparso di sale, Inge? Cioè, non hai intenzione di abbandonarci tu? Dove sono andate le tue compagne? Eh? Dai, vaga Dre, guarda che sono là. Sì, dai, adesso vai, dai. Basta. Ciao, bella brava, eh. Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Nem. Beh, anche sulla cappella della Marona c'è una leggenda. Ah, questo qui è un po' trasandato il libro, che praticamente mi pare un alpigiano di Crealla trovò una croce da queste parti e la portò a valle, e da quel momento cominciò a star malissimo e si convinse che fu per quel motivo. Era praticamente prossimo alla morte, si decise a rientrare con l'ultima forza qui in Marona, riportando indietro la croce, e man mano che si avvicinava alla Marona si sentiva rinvigorire e la malattia scomparve. Beh, una di quelle tante leggende si possono trovare in montagna. Ciao. Si rientra. Vabbè, giornata che alla fine è perfetta, 7.9 è perfetta perché comunque è ventilato, è uscito il sole ma è ventilato, caldo, ma siamo agosto, ma è un caldo che tutto sommato sopportabile. Stamattina pensavo molto peggio alla partenza. Bene, adesso pian pianino andiamo al rifugio con attenzione e beviamo una birretta. Mangiatina veloce al rifugio, Piancavallone, che come sempre ci sta benissimo, qualche birretta, come al solito non si registra niente perché quando si arriva c'è lo sbrano, la sete e quindi ci si dimentica. Vabbè, adesso con la temperatura perfetta delle 12:30 torniamo alla macchina, ma si stava bene anche lì, eh? Però dobbiamo scendere e poi risalire in baita per una cena importante stasera, quindi i tempi sono contati. Alegar, addirittura d'arrivo. Oggi Inge abbiamo, cazzo, abbiamo l'autista anche. Esatto. Ci hanno portato, ci vengono a prendere. Potevamo tranquillamente bere anche un bottiglione a testa dei vini al rifugio, che a parte il fatto di venire indietro, problemi non ce n'erano. Guarda, già con le portiere aperte, cazzo, che servizio il luminoso trekking. Oh.